Bentornati su Marco Tech Experience. Siamo qua perché ho deciso di smontare la scheda video, perché per la scheda video ho provato varie waterblock, però nessuna compatibile con questa, e allora ho deciso di venderla, già venduta, e ho preso una con il waterblock da su, che è questa, la InnoHit High Chill waterblock già installato, che andrà a sostituire quella lì. Da video con già waterblock incluso. Andiamo a installarla. La scheda video MSI Slim 480, che è già venduta. Sfruttiamo l'acqua che c'è dentro. Montiamo la scheda video. So. Quindi qua è in e qua è out. Quindi viene fu, so, da qua va su. Ok, quindi questo va chiuso. Connessione tra out e scheda video che vada poi giù in del processore e poi da qua out e non via. Poi facciamo connessione così. Forse funziona. E questa la mettiamo dentro in del processore. E poi facciamo la connessione AL in entrata alla scheda video. Così dovrebbe essere a posto. Quindi qua entra, va nella scheda video, poi viene fuori, va nel processore, poi va fuori e va di nuovo al radiatore. Colleghiamo la corrente alla scheda video.
Autoblock, ho messo qua l'ingresso con un vincolo che entra dentro qua, vedete qua c'è la in e qua c'è la out. Allora qua entra l'acqua, va attraverso la scheda e poi entra nel processore e da qua torna fuori e va di nuovo via sui radiatori. Qui segna che funziona, però ho appena avuto, mentre stavo facendo, ho appena ricevuto la nuova scheda madre. Ho preso la ASRock X870E, è la migliore che ci sia in circolazione adesso. Questa scheda madre è anche improbabile. Qui abbiamo l'antenna ASRock Charlesback, intanto smontiamo la scheda madre che c'è dentro. Toggle come sempre. Questa qua c'è 1, 2, 3, 4, 5, 5 dot NVMe. Ho letto in internet che la Cryonaut Extreme è fatta per overclock. Proviamo questa parte qui, che è sempre Cryonaut. No, se temo grizzly, creo un out. Stringe sempre in croce, un po' qua, finché sono stretti al massimo. Qui ingresso e qui
uscita. Tagliamo anche la scheda video nella nuova schermata. Scheda madre montata, testiamo se passa questo test. Allora, l'aria la tiene, perfetto. Bene, ho installato la nuova scheda madre 860X della ASRock, ho installato la nuova scheda video con Waterbox, la IC, la iInno 3D, la Frostbite. Allora, eccoci qua con la finale, ho installato la ASRock, vedete qui la temperatura della GPU, della CPU, il hotspot della GPU e la mainboard. Allora, vediamo quanto si raggiunge in Cinebench. Comunque ho installato tutto, Windows è di nuovo operativo, adesso vi metto un'immagine della attuale configurazione che è sul muro messo per me e ci vediamo di nuovo alla prossima, grazie di aver visto il video, ciao ciao!